Stop! Fermo. Queste sconvolgenti immagini che state vedendo sono ciò che è accaduto a Pisa oggi. Un dirigibile stava trasportando una nave da combattimento con sulla fiancata inciso SPQR. Ti chiederai perché? Il perché è World of Warships, un fenomeno mondiale. World of Warships è un videogioco di combattimento navale a squadre con tre tipologie di armamenti. Abbiamo l'artiglieria, i siluri e gli aerei. Incredibile. Pensate, più di 650 navi, ovviamente storiche, 13 nazioni e 45. Queste navi appartengono al nostro bellissimo bel paese. Perché è un bel paese, quindi bellissimo. Dante Alighieri, Francesca Caracciolo, Vittorio Veneta e Cristoforo Colomba. Ci hanno ficcato dentro pure Materazzi, che doppia l'ufficiale di comando. Perché? Ufficiali pronti, la battaglia comincia. Ci sono ben 5 classi di navi differenti, il caccia... non ce la farò mai. Il caccia torpediniere, gli incrociatori, le corazzate, le portaerei e i sommergibili. Ed ogni classe ovviamente ha un fashion differente e garantisce un'esperienza di gioco estrema. Pensate poi che il gioco offre una grafica mozzafiato, soprattutto quella dell'acqua, essendo un gioco di battaglie navali, zone portuali reali, tra cui la nostra bellissima Taranto, e condizioni meteorologiche mutevoli che influenzano la tua partita. Le navi sono progettate sulla base di documenti storici risalenti al XX secolo, pensa un po' te. Il gioco ovviamente è in continua evoluzione, ogni mese ti aspettano nuovi contenuti, come ad esempio le collaborazioni con altri giochi o con Materazzi. Sotto il mio comando navigheremo attraverso il caos e ne usciremo vittoriosi. Eventi speciali per le feste, nuove missioni e Battle Pass non ti annoieranno mai, quindi assicuriamoci di essere sempre presenti nel mondo di World of Warships. Ho detto World of Warships. E ovviamente potrai invitare i tuoi amici oppure cercare un clan dove trovare i tuoi nuovi amici, i tuoi nuovi compagni d'arme, perché c'è più gusto ad affondare insieme. E se utilizzi il nostro bene amato link che trovi qua sotto in descrizione, potrai accedere a uno starter pack incredibile, così parti a c***o duro che... Lascia fare, fidati, utilizza il link che c'è qua sotto. World of Warships, battaglia navale, spostati. C'è bestiaccio, un piacere, un onore, bentornati. Buongiorno, come state? Buongiorno, come state? Buongiorno. Salve, sa, c'è leggermente un fuso orario sbagliato, non sarebbe propriamente giovane. Bene, qualche parte nel mondo sicuramente lo è. Da qualche parte. A me sembrano le 7 di mattina. C'è stata l'eclissi solare oggi, l'avete vista? No, sì, è vero. L'hai vista? Succede? Cosa? Perché ci siamo invasi dei Daxing? Guarda la live. No, io vedo tutto normale, Andrea. Io vedo dei Daxing che compaiono sullo schermo. Cosa succede? È perché Daxing è sempre stato un... Cosa hai fatto? Cosa è sempre cosa stato fatto? Un mio del sistema, secondo me. È sempre stato un signor Anderson. Allora, ragazzi, stasera Pilgrim. Doveva esserci la 8 ore, ma sono tornato da poco. E quindi non avrei fatto... La 8 ore, figa. La 3 ore, ma sono tornato da poco. E quindi non avrei fatto in tempo. Vabbè, sti cazzi, giochiamo a Pilgrim. Poi, settimana prossima, vi promettiamo la famosa 3 ore con tutti i giochi Itch.io che ho scaricato. Esatto. E scoprendo anche che Itch.io non si pronuncia Itch.io ma si pronuncia Itch.io. Anzi, Itch.io. Itch.io. Tu dimmi che cazzo di sistema di me è molto più bello Itch.io. Salute. Itch non era Dino, porti The Baby in Yellow? Sì, che l'abbiamo già portato The Baby in Yellow, ragazzi. Già da una vita. Trovate tutto quanto su YouTube. È il video con più visual su TikTok, se non sbaglio, Baby Yellow. È il video con più visual su TikTok, se non sbaglio. Sì, è uno uno dei montaggi incredibile. La fatica che sto facendo adesso per editare queste clip non vanno da nessuna parte. Ragazzi, grazie TikTok. Fate una cosa. Voi di TikTok seguiteci su Instagram, se venite a perché lì potete vedervi tutte le clip, perché su TikTok noi non siamo più virali, noi non contiamo più un cazzo. Allora, vuoi sapere l'ultima novità che ha fatto TikTok sul mio profilo personale? Per provare a testare l'algoritmo, meglio per provare a fare più visual, l'ho fatto un video con il cane, mi è arrivata la notifica di maltrattamento sugli animali. Vabbè, io ha la strizzo un po' perché effettivamente morbidissimo, però non la so maltrattare, è lei che maltratta me. Perché? Perché con la sua presenza, no? Perché io ogni volta che c'è un cucciolo per le mani io voglio picchiarlo, ma in modo simpatico. Sì, la violenza quella affettiva. Di strizzarli, sì, no? Sì. Per quello.
Beh, io una volta il muso di Wutan l'ho messo tutto in bocca quando era cucciolo, non ce l'ho fatta più e lo sì. E mi era lì, aveva sto musino così, ragazzi, mi dispiace. Ci ho soffiato dentro, si è gonfiato, è diventato due volte la sua stazza, infatti da allora è rimasto gonfio, poverino, però non importa, almeno il è salmone, molle. Gli hai fatto il salmone, no? Il salmone, sì, salmon, sì, gliel'ho fatto, faceva con la lingua, no, sì, per carità, è per forza. No, basta con sta stronzata, non ce la faccio più con sto per forza, veramente, basta. Allora ragazzi, stasera Pilgrims, io ho un mal di testa da Guinness dei primati e sono ormai un caso clinico con una cervicale che se toccate qua sentite due sassi, cioè proprio due sassi dietro al collo, duri così, due palle qua, così. Sulla schiena c'ho una palla, non so cosa, forse era una sonda aliena. Boh. Quando tocco qua l'occhio destro inizia a girare da solo il destro va verso l'alto, non so per quale cazzo di motivo. E vabbè, e comunque io c'ho il mal di palle, perfetto, l'andrologo ragazzi ne sarà molto fiero. Detto ciò ragazzi, appunto stasera ci dedichiamo a Pilgrim, cooperativa ormai online del nostro gioco preferito in assoluto del 2024, però prima ovviamente ci sono le consuete news e poi successivamente i saluti e poi successivamente la giocata, le reaction con un video alquanto particolare sull'America e gli americani, così la nostra amata patria. Ci sarà da divertirsi però. Ti ricordi quando 6-7 anni fa volevano tutti essere americani? Incredibile. Adesso li odiamo tutti gli americani. Adesso tutti odiano gli americani. Mentre Twitch contestualizza un odio platonico, sì, la rivalità fra paesi, sì, ci sta. E invece voglio dire una cosa degli italiani che mi fa schifo ogni volta che c'è un video che vedo di qualche tipo, ho visto un video di questi fiumiciattoli in Olanda, di questo paese sull'acqua in Olanda, c'è sempre il commento degli italiani, la via dei formaggi tipo, sì, non so che lì. Cazzo fosse, era un posto bellissimo e tranquillo, ma c'è sempre il commento degli italiani, ma ce l'abbiamo anche noi, hanno scoperto l'acqua calda, ma vaffanculo, che non serve a niente. No, sai chi mi fa ridere? Che fastidio. Quelli sono sempre napoletani, quelli che in ogni video di cucina quando si fa qualcosa sulla cucina dicono ma Napoli l'abbiamo inventato noi, tipo il caffè, la moca, che non l'hanno inventata a Napoli, l'hanno inventata a Torino, guarda caso, l'ha inventata la Fiat. Il caffè napoletano quindi nasce da un oggetto inventato a Torino, quindi è più napoletano o torinese? Io non entro nel merito dei napoletani, in quanto sono per i napoletani, per me sono i migliori piemontesi che esistano. Un universo parallelo a Napoli. Sì, i napoletani sono i migliori piemontesi che possono esistere, quindi io sono napoletana e mi arrestano, Mi è strano, tipo, a detta degli napoletani hanno la migliore metro del mondo, se non sbaglio, l'ho letto in molti commenti, vedere la metro di Milano dicono che a Napoli c'è la miglior metro nel mondo in bellezza. Cosa vuol dire? Che è una metro molto bella, molto pulita, suppongo. Ma non lo so, frega, non so. Se è bella. È sottoterra più che altro, non so se, ma fatela vedere, mostratela, fate una sopraelevata. Ah, ma a Torino c'è la metro, veramente? Minchia, Torino è una città veramente. Ma che cazzo stai scoprendo? No, l'acqua calda, la metropoli. No, ma ragazzi, ma è una città che non si sente, l'ho già detto tempo fa, ma non si sente mai parlare di Torino. C'è sempre Roma, Milano, Napoli. Cioè, Torino è una città veramente. Sta lì. E non rompono i coglioni, fanno i bravi, meglio così. Vabbè, allora ragazzi, al di là di queste triste notizie, parliamo di qualcosa di triste veramente. Sigla. Mettiamo le sigarette elettroniche. Che parte della sigla? Anche a Milano non c'è l'autista, ragazzi. Ma perché ci avete preso? Allora, ragazzi, incredibile, ma vero? Ma su Disney Plus potete trovare tutti i primi 7 show. Incredibile. Ma su questa piattaforma per famiglia del... su Disney Plus puoi trovare tutti e 7 allora, i show. Complice di Saw, Topolino, quindi. Beh, era una delle maschere, se non sbaglio. Era lui, una delle maschere Gixxo. Che indossava di Gixxo. Ah, ok, bello sto twist. E niente, potete trovare tutti quanti e 7 i primi. Considerando che l'unico bello è il primo, direi che ci siamo. Vabbè, ragazzi, non importa, 2-6 di troppo, però vabbè, a me sbaglio sempre tasto. Va bene così. L'altra notizia che potrebbe sconvolgervi è che, e questa è una notizia veramente fuori mano, direi, perché non se ne sentono molte. Allora, a quanto pare gli sviluppatori di Helldivers hanno iniziato a fare la carità, a donare, dopo che i giocatori hanno scelto i bambini piuttosto che gli stratagemmi. Ora direte, ma di che cazzo state parlando? Allora, per chi non è avvezzo al mondo di Helldivers, sostanzialmente ci sono degli eventi che capitano in questo gioco, in questo massive multiplayer, e l'ultimo era costringeva i giocatori, la community degli Helldivers, a scegliere se salvare dei bambini
non veri, bambini digitali, malati. Bambini malati, ecco, ci teniamo a precisare questo, o liberare un pianeta che serviva per una nuova tecnologia, per un nuovo stratagemma che poi verrà messo nel prossimo, diciamo, DLC. E indovinate un po', hanno scelto di salvare i bambini. Questo ha toccato la democrazia non funziona così. Ha toccato talmente tanto, infatti secondo me questo è un atto contro la democrazia, ma non importa, ha toccato talmente tanto il cuore degli sviluppatori che gli sviluppatori hanno detto, sai che c'è, doniamo, facciamo la carità. E quindi hanno iniziato a regalare colpi di mortai, regalare bambini, gli stessi mortai che ci sono sul Divers, in carità a queste scuole. Sono i bambini che vengono lanciati, bambini allucinante, ragazzi. È un gesto veramente veramente bello, complimenti, bravi, complimenti anche ai giocatori di questa community che sta diventando meno marcia del solito. Solitamente negli online, nei giochi online capitano le porcate, però devo dire che la community, almeno sulla carta, perché poi magari ti mandano le minacce di morte se sbagli a usare strategia. Io penso che le persone più brutte su Helldivers siamo io e te, che entra uno in partita, lo cacciamo fuori, spariamo in faccia ai nostri commilitoni, ma per il resto devo dire che ho trovato sempre persone decenti ed educate. Mi ricordo ancora quando uno si avvicina, mi fa l'emoticon e io gli lancio in testa l'attacco orbitale 110. È stato meraviglioso, sono morto anch'io, però è stato meraviglioso, mi è partito dal cuore, ragazzi. Non fanno più, grazie per la celebrazione con la mia faccia, grazie. Tu non sai di chi sto parlando, eh? Quei punti canale hanno aggiunto questa nuova, come chiamarla, minchiata, che se tu spendi un tot di punti canale puoi spammare un emote che compare davanti alle nostre facce live. Ah, fatelo, vediamo. Un poco molesto. Vediamo, voglio vedere, fatelo al volo e con i beat. Ah, allora no, non fatelo che spendete soldi. Ho sbagliato, non punti canale. Con i beat. Vabbè, fatelo lo stesso. Eccolo. Ma non lo vedo io, ma quindi a schermo compare una facciona? OBS, devi vederlo su Twitch. E compare una facciona gigante a schermo? No, compaiono 50 faccione piccole, le emote con le nostre facce. Ma su tutto lo schermo? Sì. Disabiliterò sta porcata perché infastidirà tutti mentre giocheremo. Non penso cosa fa. Ma io adesso spengo Twitch. Perché? Come la mettiamo? Queste cose. Ma scusami, ma se io sto videogiocando, devo fare immedesimare lo spettatore nel videogioco? Ma può arrivare il cretino del VOD? Spero che non compaia nel VOD, nella clip. Spero. Ma io non sto vedendo nulla, ma siamo sicuri? Perché su OBS non si vede. Non è più TGD ormai sta cosa. Poi l'ultima notizia, ragazzi, è che non ci sono notizie e direi di chiudere qua. Mi dispiace, ragazzi, ma non c'è effettivamente nulla. Non sta capitando niente in termini di... Vabbè, grazie estate. Se volete... No, aspetta, questa è molto bella. C'è la hot figure del nostro Wolverine. Guardate com'è fatta bene. Veramente spettacolare, mi piacerebbe acquistarla, però un utente ha scritto che non riesce a togliersi dalla faccia visivamente l'idea di vedere questi due Batman che si baciano. Cioè, se tu noti effettivamente la faccia di Wolverine, la maschera di Wolverine, sembrano due Batman che si baciano. Mi ha rovinato tutto, perché rovinato io adesso tutto, ogni sacrosanta volta che guardo mi parte proprio l'effetto ottico, mi sembra che due Batman si stiano baciando. Guardate. Prendila per il meme. Beh, però è eccezionale, però è fatta da Dio, guarda. Io tutte le venuzze. Lego di Zelda. Ah, sì, beh, ci sta il Lego di Zelda, se vuoi spendere 400 e passa euro per della plastica. No, 320. Beh, siamo lì, dai, con IVA. Allora, la plastica dei Lego, come spiegano su TikTok, non è plastica normale, è plastica alimentare. Ma quella non era plastica normale. Porta rispetto. Che cazzo è la plastica alimentare, lo sai il cielo? Questa è la plastica alimentare. La plastica alimentare la potrei inghiottire, immagino. Il PET, quello delle bottiglie di Coca-Cola. Forse se la mangia il bambino, poi cacando cresce un albero, non lo so. Sarà qualcosa di biologico che si sono inventati adesso. Quindi, bestiacce, allucinante ma vero, adesso giochiamo a Pilgrim. Però prima vi saluto. Avete una strategia questa volta a Pilgrim? Come vi sentite carichi? Perché c'è bisogno di una strategia. Ma c'è una strategia. Nella vita, ragazzi, non prevede questo genere. Infatti, vi state impegnando troppo per delle minchiate. No, perché ci hanno accusato di essere di avere delle inefficienze. Siamo inefficaci. Sì, inefficienza tattica, ci hanno detto. Allora, remix Mandragola 99, Bangkok Grillo, The Only Arthur, Peppi da Sicilia, La Sora Lella, Cioccolato e Cannella, Lord Axel, Elsin, El Vitox, Enict, Pietro, Bisco, Peppo, Ancillotto, Rosandn, Maya, Annachia, Miss Rononoa, Luces Green, La Papera, ma come cazzo sono conciato? Anthrax Lily, poi abbiamo Streamlabs, ovviamente
ovviamente sempre al ritorno, Dadaele, poi Aurora, The Only Arthur, Caffè Caldo, ovviamente Foxy Fox, Daxin, Andra, non vengono nelle CLI le emote? Dax, che succede? Non si vede. Non si vede. Tutto a posto, Dax. Tutto a posto. Che succede? Chandra, il mio secondo nome. Non Babbana, poi abbiamo Bru Tabak, Gattoniglia, Pepperskin. Ho sempre, ecco, l'unica cosa che mi piace di Harry Potter è sempre stato questo intrinseco razzismo nei confronti dei babbani. Mi è sempre piaciuto, ma sempre fatto ridere. Non è razzismo, non è, cioè, è proprio odio. I cattivi sono razzisti, appunto, perché sono cattivi. Ma io sono sempre stato un serpe verde, l'ho sempre detto. Poi abbiamo, okay. Poi abbiamo Riso Venere, Black Defo, a parte che sono i più fighi, dai, concettualmente, con le loro cappe, il colore verde. Ma non è che tutti i serpe verde sono cattivi, dai. No, per carità, infatti, secondo la storia non ci interessa, fatto sta che effettivamente adesso purtroppo l'andazzo è quello. Margin, Black Defo, già. James Marcus, Spill, Bendicott, Catalone, l'ultimo, ma non ultimo, l'ultimo degli ultimi, chi sarà? Arrakis? Chi sarà? Chi è? Dai ragazzi, chi è l'ultimo degli ultimi? Tami 1999, bestiaccia, un piacere e un onore, benvenuto alla casa del Signore, o benvenuta alla casa del Signore. Secondo me bisogna mettere i pronomi online, penso che sia un'ottima idea. In modo tale che i tuoi pronomi. I tuoi promoni. I promoni sembra un'altra roba, Andrea. Quello è un promone. Lo lasci. Che c'è? Guarda, sembra proprio un promone quello lì. Comunque ragazzi, sono l'ultimo. Per gli amici Wii, per gli amici Will, sei ultimo, Willy, il principe di Bel-Air. Willy. Tra l'altro ho scoperto una cosa, recentemente su internet ho scoperto che Will Smith è una persona orribile, e non, attenzione. Vabbè, ha preso Ceffoni 1 in Mondovisione, effettivamente. Vabbè, ma non c'entra quello, è una persona orribile perché a quanto pare, secondo le ultime interviste di persone che lo conoscono, tutti dicono che si è sempre mostrato, a parte per quell'incidente del Ceffone, si è sempre mostrato per quello che non è, perché poi di persona in realtà è un mostro oscuro. Penso che sia un po' come tutti i vipponi di un certo calibro, tipo Denzel Washington. Questa cosa è orribile, e questa cosa, ma non è orribile, ma non rompiamo le palle. Non ci vuole far fare le foto, e saranno cazzi suoi se non vuole farsi fare le foto. Ma cosa cazzo? Allora, non è che un attore è tenuto per forza. Bully McQuire, vabbè, un po'. No, allora tu non mi devi, tu non mi devi toccare il caro, tu non mi devi toccare il caro Spider-Man, perché Spider-Man, mi dispiace, ma ha l'atteggiamento giusto. No, che poi tra l'altro è sempre disponibile a farsi le foto, solo che i paparazzi li prende a testate. Ci sta. Sono invadenti. E quindi, insomma, Alessandra Amoroso, perché sì, che è successo? Per scandalo? La nostra Denzel Washington, perché non ci vuole, non si ferma, lì dicono, non ci fermi con i fan. Ma ragazzi, ma voi cosa ne pensate? Dite che è una cosa obbligata, cioè concettualmente deve essere così? Ma non è obbligata, magari tipo in quel momento era di fretta, si stava cagando addosso. Non ci può mai sapere, ragazzi. Ma io non ho mai capito questa cosa. Allora, a me capita. Noi quando usciamo dalla Games Week, come usciamo concerti per non farci fermare, perché siamo di fretta. Allora, a me è capitato con. Pensavo essere citofonato, scusate. A me è capitato che alla Games Week, vedendo, per dire, altre persone, altri nostri colleghi, da fan anche noi. Io non mi avvicino nemmeno, sono sempre stato un po' così, cioè se me ne sto... Se li vedi impegnati che stanno parlando, magari aspetti 5 no, secondi. No, ma neanche, piuttosto sto in un angolo e ti fisso così. Però non mi avvicino, non lo faccio, quindi però sostanzialmente, sì, tu Dax con Kokeshi eri proprio così. Dax ne ha fatto proprio il pesce cane con Kokeshi, ha tipo fatto lo squalo. Sì, sì, gli girava attorno. Appena visto la preda libera, è andata a chiederle una foto. Sì. È successo. Dipende come ignori i tuoi fan. Puoi anche fermarti, ma non devi fare l'ignorante. Ah beh, sì, quello sicuramente, ecco. Aspettate che l'ignorante parli. Ragazzi, dipende sempre dal contesto. Anche i VIP sono persone. Ma Denzel Washington, io da quello che ho visto, non è che non si ferma a parlare, è che effettivamente ogni volta che lo fermano sta correndo molto veloce da una parte all'altra del mondo. Non vuole farci fare le foto, tipo, anche se lo vedi. Dà fastidio. Il telefono, Tarantino che si sveglia. Tarantino che si sveglia e sceglie la violenza. Che ogni volta che lo fermano parte le risse. Tarantino, povero Cristo, a me fa tenerezza. Ogni volta che lo fermano.
gli chiedo, gli rompono i coglioni apposta per farlo incazzare, perché sanno che è incazzoso. Giustamente questo qua non si ferma più, cioè che cazzo deve fare? Ma poi poi fa bene, ma fate quel cazzo che vi va. Il loro lavoro concettualmente non è quello di farvi le coccole, è fare l'attore. Poi che abbiano una fan base, ci siano persone che lo seguono, per carità divina, però non è che siano obbligati a sempre essere disponibili. Ci sta che c'ha le giornate, no, e ci sta che insomma che facciano un po' quel cazzo. Non l'ho ancora vista, ragazzi, la quarta stagione di The Boys. Vabbè, vedo che mi stai ascoltando, perfetto. Allora io direi di iniziare a giocare e di prepararci a una nuova era. Sembrate la luna e il sole. Chi è il sole? Io sono la luna. No, sono io la luna, perché vedi che sono più blu, più scuro. È vero, sono più giallo, effettivamente. Sì. Literizia. Sì. Allora, aspettate un attimo che si sta bloccando tutto. No, comunque ragazzi dicono che faccio un po' cacare questa quarta stagione di The Boys, sta un po' calando. Ma io ho letto solo recensioni positive, comunque non mi interessa perché non l'ho mai visto The Boys. Attenzione, incredibile. Non è male, non è male. Ma adesso che mi hai detto che sta un po' calando non ho più voglia di vederlo. Proprio oggi ho detto, ma sai, forse guardo The Boys, adesso che mi hai detto che fa schifo non lo farò più. No, non fa schifo, sta calando, cioè una cosa è bella e cala, ovviamente ci rimani male. Cioè le prime stagioni sono un capolavoro, le prime due stagioni sono un capolavoro. Allora ti devo mutare su... Anzi mi devo mutare, perché sennò... Aspetta che... Su Discord, arrivo, eh. Aspetta che non mi parte Steam, aspetta. Non mi parte Steam. Allora aspetta, silenzio io. Non capisco perché io debba mutare me, non debba mutare lui, non l'ho mai capita sta stronzata, però scegliesse... Che cazzo succede? Scegliesse lui. Allora, Pilgrim, gioco nome, massimo giocatori 2, Create a New World. Ma non... Allora, a quanto pare non esiste un continuo, cioè, perciò com'è possibile? Dobbiamo per forza fare un unicum, una partita completa. Che palle però, sarebbe piaciuto Didi-Doo. Sarebbe piaciuto fare le robe un pochino più con calma, con pace dei sensi. Adesso ragazzi ce la caviamo. Vedrete che con un cristallo riusciremo ad arrivare nel prossimo casello. Ve lo prometto. Chi cazzo è Delta Fearless? Pronto Andrea? Non ti sento Andrea. Pronto Andrea? Andrea pronto? Sassa, mi senti? Sì. Io non ti sento, eh. Come non mi senti? Controlla il microfono, non ti sento. Aspetta, perché forse non mi ha selezionato. Ma chi è Delta Fearless? Mi senti adesso? Sì, adesso sì, ma chi è l'altra persona, scusate? E che cazzo ne so, è uno sniperaggio, c'è entrato in... Ma no, non è possibile perché ho fatto due giocatori, non so chi cazzo sia. Noi restiamo, però restiamo nel gioco, ragazzi, vediamo che succede. Non ti vedo più io. Come non mi vedi più io? Che cazzo? Adesso mi vedi? No, vedo solo Delta... adesso sì, avevi cambiato maschera. Minchia, ti sento fortissimo, ti sento. Possiamo partire? Sì, ma chi... Io voglio sapere chi è questa persona, adesso. Chiediglielo. Delta Fearless, chi sei? No, aspetta. Che? Parte la minaccia, ci siamo. You. Hello? Ah, ci sta scrivendo. Incredibile. Allora, gli riscrivo in italiano. Can you hear me? Madonna, Andrea. Can you hear me? Magari lo sviluppatore. Voglio vedere, possibilissimo. Ma vabbè, entriamo in partita, ragazzi. Quello che sarà, sarà. Sti cazzi, non mi interessa. Dai, non capirà un cazzo. Adesso faccio come Zeb 88. Tutti gli inglesi li caccio via. Sviluppatore. Faccio... Che spavento. Allora, Delta già inizia a ciulare? Ci siamo, eh? Sono io. Ah, e Delta dove è finito? Sono io. È sparito. Che c'era? Era Brain. Vabbè, un bug del sistema incredibile. Era Brain DP. Minchia, ma il tuo volume però no, scusa. Sì, anche non comparivi. Non compariva nella roba dei microfoni. Madonna, il tuo volume è altissimo, non puoi abbassarlo in qualche modo? Porca puttana. Così? Aspetta, parla? Così? No, ma se te ne vai, grazie al cazzo, avvicinati. Così. Meglio. Voi come lo sentite, Andrea? Lo sentite bene? Hai preso tutto, Andrea? Sì, lo so che mi sento male, ma fa parte dell'esperienza. Non mi risponde. Quando non mi risponde, io sto male, sclero. Ho preso tutto, stai tranquillo.
Se non rispondo, cioè, chi taccia consente, cioè, dovresti sapere. Allora, con calma, con calma. Intanto un gessetto, no vabbè, i gessetti li lasciamo qui. Allora Andrea, la mia strategia... La tocca solida, Eccola lì, perfetto. Io direi che possiamo strategicamente utilizzare un... finché la barca va, lasciala andare, nuova strategia. Mettiamo il cristallo, vediamo fin dove arriva il carretto. Efficienza tattica, mi raccomando. Vediamo fin dove spinge il carretto e poi niente, va bene? Al massimo lo spingiamo a Marra. Lo spingiamo a Marrano. Attenzione, vedo già un dungeon là fuori. Incredibile, ragazzi, incredibile. Buonasera, bentornati. Che temperatura... Minchia, Gesù. Ho chiesto ad Alexa che temperatura ci fosse fuori, mi ha risposto 3. Non so che unità di misure siano, non so, non l'ho mai saputo. Non voglio chiedere, ho paura. Andrea, potrei fermarlo un pochino più in là, no? Minchia, non si vede un cazzo, è notte fonda. Però... me ne vado. Con una certa fretta, anche. Sì, sì, 3, mi ha risposto 3, precisa. Va bene, ok, 3. Ah, buonasera, pellegrini, come state? Corri, Dino, corri. Eccoci qua, ho acceso la torcia e sono pronto, La fiaccola olimpionica. Ole! Vai, le Olimpiadi. Le Olimpiadi. Come ci sono le Olimpiadi? Che hai detto? Cos'è che hai detto? Quest'anno ci sono le Olimpiadi. Che t'abbassi? Ci sono le Olimpiadi quest'anno. Ah sì? Sai che non so un caso. Io sono completamente ignorante a livello... Sì, non ho mai capito le regole delle Olimpiadi. Ma non si accende la lampada? Vedo tutti che esultano, ma perché vincono tutti. Ma ci sono un po' di bug, o sbaglio? Non mi si accende la lampada? A te? No, perché... Perfetto. Urca puttana, Ocio! È cambiato perché tutto! Mi fanno molto ridere ste minchiate, perché ci fanno dei montaggi sopra su TikTok. Guarda! Anche a distanza di anni. Di cosa? I montaggi su We Were It Forever. Guarda, 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 è cambiato tutto. Si è aperta una porta, ma la porta non si è aperta. Sconvolto, vero? Sei sconvolto. Proseguo. Non avrò paura di nulla, ragazzi, perché lui è con me, non parlo di quello del silenzio mi imbarazzo. Per cortesia, di quel che parla. Andrea, sto parlando da un'ora, mi senti? Parla. Mi senti? Parla! Ma non mi sente più? Pronto? Mi senti? Mi senti? Ma sei un cretino, sei un vagabondo, sei un perdigiorno, sei. Vabbè, adesso ti tanchi. Che cazzo è sto suono? Oh, Andrea! Andrea! No! Orca, ma... Spostati! Che cazzo era? Spostati! Mi senti? Ma perché non? Ma non mi senti? No, ti sento, ma non rispondi. Sei un deficiente. Non ti sente? Ma non mi senti sul serio? Ma è incredibile. Pronto? Non si sente. Scrivetegli in chat. Dino ti sente, ma tu non senti lui. Scriveteglielo. Fatelo. Andrea sento, Dino ti sente. Mi senti? Come tutti i giochi hanno fatto una patch e hanno sfondato tutto. È proprio vero, però. Mi stava così bene prima. Ma dobbiamo risolverla questa situazione? No. Allora, con calma, ragazzi. Non so come devo fare. Tanto mi sono perso, lui non c'è più. Buono. Mi sono spento la torcia da solo. Ma dov'è lui? E se non volessi... Cosa? Se no, ban, ovviamente. Ban di fila. E non so come fare. Però scusami, il mio microfono c'è. Aspetta un attimo, Ma tu dimmi se devo star qua, ma rompermi le balle con sta storia. No, che Steam, dov'è? Discord? Pronto? Allora, Andrea, devi provare a settare il microfono dal gioco, perché mi sa che ti sei disconnesso come a me prima. No, ho guardato e c'è il microfono come so prima e si vede anche che sto parlando nella barra, ma non... Boh. Bene, e allora, allora parliamo da Discord e vaffanculo, perché mi sa che ma perché non vi mettete le mani in tasca? Non parlare male allo sviluppatore che ci ha regalato la chiave di gioco. Un piccolo bug. Ma ci sta che si imbaga, vabbè, non importa. Peccato perché... Che è successo? Cosa? Sono crashato. Ah, sei crashato? Sono solo? Sì, sono crashato. Perfetto, buono. Allora è forse per questo che non riuscivi a sentirmi.
E quindi io che faccio? Mi addentro da solo? No, esco dal gioco. Esci e rientri. Esco dal gioco. Può succedere. Ma sì, sono cose che capitano. Ah, sono proprio uscito dal gioco, volevo andare nel menu. Vabbè, ragazzi, è stato l'aggiornamento definitivo. Sapete che da qui in poi Pilgrim è stato rovinato. Come Demonologist, come tutti i giochi che abbiamo portato, come Lethal Company, come tutti i giochi, sì. Dopo il quinto aggiornamento non funziona più un cazzo e non si può più giocare. Si rompe la magia e non si può più giocare. È bellissimo questo è proprio la magia degli indie. Ma io che vi devo dire? Aspettate un attimo che non sto capendo un cazzo, non so se sta funzionando di qua, se sta funzionando di là. Sì, sta funzionando, mettiamo, non lo so, vediamo, non lo so. Facciamo così un attimo. Voi di TikTok, ve l'ho detto 300.000 volte, venite qua su Twitch perché non vi leggo la chat, là, cazzo. Trovate il link di Twitch ovunque, basta scrivere dove sta il pelato. Cop TV su YouTube. Riuscite a trovare i peggio video su internet, non riuscite a digitare Cop TV su Twitch. Allora, crea new world. Sì, vai. Però deve andare. Riportare Demonologist. Ragazzi, non abbiamo bisogno di riportare Demonologist. Ormai noi siamo Demonologist. Lo facciamo dal vivo. Perché dovremmo fingere. Beh, effettivamente. Ci sono i Ghostfuckers. Effettivamente ci sta, Metti Max Player 2. L'ho fatto, Andrea, ti giuro che l'ho fatto. L'hanno visto in live pure loro. Eppure è comparso quello lì. E da quando è comparso quello lì, il gioco non va più. Non sapremo mai chi è quel person. Chi sarà quell'uomo. L'uomo misterioso. Aspetta, che mi si è chiuso proprio. Ma perfetto, che cosa succede? Perfetto. Perché? Niente, ragazzi, mi sa che stasera è quella sera. Dino non mente mai. Beh, onestamente. Si è chiuso Steam. Perché? La Madonna, ma se vedo che è comparso Andrea sta giocando, ma che cazzo dici? Ma la smetti? No, adesso l'ho riaperto, ma mi si era proprio chiuso Steam. Vai, rinvita. Come ti rinvita? Ancora? Rinvita. T'ho rinvitato, dai, veloce però. Io interpreto i panni di Sniffle. Questo ex Hitman, questo ex cecchino, che berretto verde, che dopo un po' di tempo, dopo una sbronza colossale con i suoi amici, l'assaggiatore. Grazie. Si ritrova nel 1400. Non chiedetemi come, ma può capitare ogni tanto. Allora, ti muto di nuovo? No, aspetta, vediamo. No, perché vediamo, adesso vediamo, qua vediamo. Mi ha cambiato ancora il microfono. Adesso teoricamente dovresti sentirmi doppio. Sì, ti sento doppio, aspetta. Mettilo anche tu. Aspetta. Andrea, è l'ultima volta, Non ho più intenzione di rifare tutto. Vai. Pronto? Che bello, come vi divertite a far sta roba? E lo mutò. Lo mutaio. Ecco come risuonano i miei incubi. Salve, mi senti? Sì, ti mi senti. Mi senti? Sì, ti sento. Ok. Figlia, con che ritardo però? No, ti ho risposto due volte, la prima non mi hai sentito. Ma non è vero. Vai, parti. Aspetta, non sono sopra, aspetta. Au revoir, Shoshana. Come cazzo hai fatto a salire? Se mi offri una coppa di vino ti faccio entrare, dai. La coppa C. Niente, questa battuta che andrà a dividere per metà l'internet. Da una parte le femministe ingrifate, incazzate per colpa del maestro. Ho detto coppa C, ho detto. Dall'altra parte, ma tu non hai idea del polverone che hai aizzato contro di noi. Porco demonio. Coppa C, dall'altra parte gli uomini che sono diventati ormai amici degli orsi e anche amici dei cani, perché adesso c'è il nuovo trend. Preferiresti stare con una donna o un cane in spiaggia? Cosa cazzo c'entra? Tutti scelgono ovviamente il cane in spiaggia. Non riesco a uscire la donna. Comunque fammi andare un attimo avanti col carretto, che sennò dobbiamo farcela a piedi figa fino a qua. Io la odio la spiaggia, tu. E Andrea dice che odia la donna. Cioè, capite che concettualmente parlando, no, questa live sta diventando qualcosa di definitivo. Ho letto la spiaggia, cazzo. Odia la spiaggia, ragazzi, mi correggo. Meno male che ti è andata via la voce. Ma questa è la chiesetta di San Cristoforo, va che bella. Andrea, ma che dici? E ormai, ragazzi, è fatta. Qui c'è un tumulo. The Torch. Dov'è? Non c'è più. Sarebbe bello se di notte accadesse qualcosa. Ora un velociraptor mi porta via. Ma dove cazzo è finito?
Sono qua, mi senti? Ma che cazzo stai facendo? Due mi ore? Sì, ti sento, muoviti. Non ti sentivo, pensavo ci fosse rotto di nuovo il microfono. Ma no, sono qua. Vai. Hola. Però era bella l'ambientazione di prima, che cazzo, che palle. Lo so, ma se si rompe, porco giuda, che si deve fare. La lampada non mi funziona. Aspetta che provo a buttarla giù e riprenderla. Minchia, ma è rotto tutto, si è rotta la magia. Boh, non va, non so per quale motivo. Ma a te funziona? Ma neanche a me, sai? No? Bene. Bravi, ma che bravi, cazzo. Niente, dobbiamo farcela, attenzione. Non è che non è. No, l'olio c'è, mi dice che sono pieno d'olio. E anch'io sono pieno d'olio. Che potrebbe essere allora fraintendibile. Vabbè, ragazzi, andiamo avanti con la torcia. Che ci frega a noi? Tanto siamo dei pro gamer a questo gioco. Allora, a sto punto la lampada la butterei via, guarda, perché tanto è inutile. No! Beh, concettualmente parlando, però, se non va. Attenzione! Una trappola. Una pedana spuntuta. Poi, proseguendo di qua, troveremo che cosa? La salma di come cazzo si chiama? Non mi viene più il nome. Gli alberi non ti cadono più in testa. Che cazzo di suono è stato? Non posso accendere la torcia, accendila tu, veloce, accendila tu prima che ti si spegne la torcia. Eccoci. Oh. Adesso troviamo la salma di Mike Buongiorno. Eccola qui, guardate. Incredibile. Vabbè. Grande ritrovamento, ragazzi. Allegria! Beh, effettivamente vedi che ha la bocca aperta, perché lì è proprio sull'ultimo allegria. Sì. Eccoci qua. E dopo ci starebbe a reactare alle gaffe di Mike. Le ho messe da qualche parte. Che spavento. Senti? Lo senti? Sì, certo che lo sento, stanno friggendo. C'è qualcosa. No, c'è qualcosa. Signora Melinda, c'è qualcosa che caduto sull'uccello. Oh, c'è qualcosa che ride. Falla ridere. Shh. Falla ridere. Ma io sto sentendo. Ma Andrea, ma sento la gente in casa tua, non è? Non sento niente. Io sto sentendo. È qua sotto che mi ha dato una giungla da una settimana a questa parte. Gente che si infila nelle cantine. Ma lancia giù i vasi pieni di piscio, ma buttagli giù i catini con la me. È successo dopo la live dove abbiamo visto la roba Greenbaud che c'era di maranza che tentavano di entrare in casa. A me la sera stessa è successo la stessa cosa. Sì, intanto si ride e si scherza, ma è scattato una trappola. Vediamo quanto di che god. Ci si rendiamo conto di che città. Allora 5 per il cristallo. Tanto non accade nulla qua, ragazzi, come potete vedere, perciò siamo in. Arriva! Fermalo! Andrea, fermalo! Fermalo, arriva! Aiuto! È qua, ce l'ho con me. Vai, dai, l'efficienza tattica, vai. No, non ho la stamina. Dai, che qua non passa. Chiudo la porta. Qui non passa, tranquillo. No, passa! Andrea! No! Oh, Cristo santo. Bastardo! La vendetta. Ma ha spinto lui. Che spavento, ma sei deficiente. Ma ha spinto. Vabbè, ragazzi, i migliori se ne vanno per primi. Guarda, ha anche attivato la trappola. Non c'è più l'audio nel gioco. Vieni qua, pezzo di fango. No, ma ti prenderò. È inutile che scappi con quelle chiappine al vento. Aspetta che chiudo qua. Io da piccolo, ragazzi, ero così, un alieno. Allora, ecco. Ma cazzo, aprono le porte? Bravo, competente. Allora, in realtà potrei anche non seguirlo. Perché... No! Minchia, la trappola. Perché parliamoci chiaro. Non è che serva seguirlo. Il cristallo possiamo comprarlo la prossima volta. Sono abbastanza pieno di roba. Isdio! Cristo santo! Ma se passa di qua il nanetto, dite che... Insomma, ci siamo capiti. Allora, eccolo qui. Adesso io vado scaltro. Piano. Oh! No. Da dove vai? Ci sono le trappole, attento! Ci è passato a fianco. Fammi chiudere qui, prima che passi ancora. Ehi! No! Oh! Ma perché? E concludiamo questo atto di violenza puro con Andrea che dice bagina. Perfetto. Ho detto perché, ho detto. Ho sentito chiaramente bagina, non so per quale motivo. Vabbè, ci sta la bagina degli anziani. Che nel senso... Ma perché? Cioè, è la casa di riposo, la bagina è la casa di... Incredibile. Non lo sapevi, non la sapevi. No, non la sapevo, la so adesso. Quante cose che sai.
Adesso vado a cercare su internet bagine anziani. La bagina degli anziani. Cercate, ragazzi. Ma vediamo se funziona la lampada. Aspetta. The lamp doesn't work. Ma perché? Non lo so, non funziona più la lampada. Dobbiamo, glielo dirò allo sviluppatore. Che conosco personalmente. Non ho ancora fatto le nostre maschere. Non ho ancora fatto le nostre maschere. Sono molto, molto. Sì, sì, adesso lo minacciamo. Sì, sì. Però che cazzo, se non funzionano, cioè è un po' un problema se non funzionano le torce. Ragazzi, mi fate un favore? Nel mentre che noi giochiamo qua, potete cercare su Google un gioco cooperativo nello spazio con le torce, dove ci sono gli alieni, i mostri, e ha una grafica realistica, si chiama Level Zero, una roba del genere. Potete cercare, no? Ma non è ancora uscito. Daxin, banna Barbara, per favore. Non è ancora uscito. Come non è ancora uscito? Ma che è il Diver, sporco 2? Oakley Crawlway. Chained ci sarebbe, ma manco quello è ancora uscito. Eh? Chained. Che cazzo quello è con Chained? Con le catene, presente. Quello con le catene. Sì, Enchange, c'è un gigante. Chained. Che vuol dire? Level Zero, sì, esiste. Si chiama Level Zero? Level Zero Extinction? Ma è uscito. Okay. Ma è uscito, ragazzi, perché da quello che so... ho visto dei gameplay, non so se uscì, però vabbè, TikTok mente. Quindi c'è la demo. Cazzo. Non è una risposta, ragazzi. Vabbè, se c'è la demo, allora ragazzi possiamo provarla. Che dici, Andrea? Giochiamo una mezz'oretta qua, una mezz'oretta là? Ma sì, magari ci metto 3 ore a scaricarla. Cazzo, succede? Tutto a posto? Vabbè, io sento suoni, non lo so che cazzo sta succedendo. Nessuno mi risponde. Enter. Oh, attenzione, guardate lì. La Madonna. Che visione fugace. Guardate. La accendo. Non si accende. Vai, accendi la Madonna. Non si accendiamo la Madonna. Oh, mi si è spenta la torcia. Oh, eccoci qua. Allora, prima di tutto torcia abbiamo un vaso. Mio. Qua c'è una trappola, fa attenzione. La trappola. Un chest. Un chest. No, io devo dire che fa attenzione. Glassi. Preso. Qua ci sono dei cesti di vimini pieni di bevande. Di bevande e cibo. La porta si chiude da sola, ma ormai non temo nulla. Guarda. Mi è il The Ring, hai visto? Eh? Mi è il The Ring. Bravo, bravo. Allora di qua, no, c'è un cazzo. Procediamo. È in uscita anticipata? Ok, in italiano fa da fastidio. Early vuol access. Dire? In early vuol access. Dire uscita anticipata. In early access, Andrea. Dove andiamo? Andiamo di qua. L'italiano rovina tutto, ragazzi. Sento qualcosa? Sento qualcosa? Cioè, le frasi più belle di, non so, tipo di Breaking Bad, se le riascoltate in italiano fanno cringiare. Sì, ma cosa c'è? C'è un vicolo cieco. No, no, per dire quanto rovini tutto l'italiano. C'è la demo e basta. Dax, per favore, mi dici quanto pesa in giga? Tanto tu sei il Morpheus, sei... Vai, informati. Sei che ti serve. Ti faccio una domanda, mi devi dare una risposta. Mi devi dare una risposta, proprio. Io non ho mai provato Barotrauma? Sì, sì, l'abbiamo provato, però non sì, l'abbiamo provato però da solo, esatto, da solo. Off screen l'abbiamo provato, ma l'abbiamo chiuso subito perché è una roba più complicata, non esiste. Ho detto che stasera vanno tutti da una certa Melania. Quanto vale? Attenzione. Ma perché adesso uscito Melania. Ho letto Melania io. No, esce fra un po'. Io stanotte provo a fare Melania. Tanto mi fa il culo comunque. Ma allora, ma ragazzi, ma chi se ne frega? Cioè, basta sto cazzo. Ma possiamo lasciare stare? Siete in grado di lasciare stare ogni tanto? Basta, staccatevi. Ma saranno bastate queste cazzo di 180 ore? Che è stato? Ma c'è il DLC, c'è l'alveare sopra. Minchia. Ok. No, non vedo. Ah! Oddio, santo Gesù. Ok. Cosa cazzo di proprio, che problemi hai? Niente, c'era il nudo. Non lo sopporto, mi turbo ogni volta. Ma perché? Ma c'è bisogno di urlare così? Sì, perché così scappa. Allora, aspetta, eccolo, guarda, Madonna mia. Mi inquieta proprio. Guarda come zampetta con quel culetto. Mi inquieta proprio. Basta. Ok. Comunque sei solo invidioso perché non ci sei giocare a The Ring. Va bene, credi quello che vuoi, guarda, non me ne frega più un cazzo. Cazzo, hai rotto come facevano quelli giù da tutta. C'è del sangue sul muro, c'è del sangue, ti concentri sul gioco, qui stiamo per morire male. Che è? Oh, prendo io il cristallo,
Non finirà bene, Andrea. Prendo io, dai. Mi si è spenta la torcia. Aspetta. Ma mi si è spenta la torcia. Se non me lo prende, ok. Che succede? Vai. Oh! Corri! Le parete si restringono, corri! Corri! Porco giù! Che porco giù da mai più? Ma che sta succedendo? Che sta succedendo? Calmi, 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 calmi. No, no. La torcia funziona! La come? Torcia mi funziona! No! No! Scappa! Scappa! No, bastardo! Corri! Arriva un altro! Non vedo un cazzo, non capisco nulla! Aspetta! Andrea! Andrea! Ok, eccoci. Sono all'uscita! Vai, 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 vai! Sono all'uscita! Vai, ce la fai, ce la fai, ce la fai! Ah! Dio mio! No, no, no! Me l'hanno rubato! Ce l'ha! Prendilo. È qua, non riesco a prenderlo, si è buggato! Si è buggato! Ho una prospettiva incredibile, una visuale veramente alquanto eccezionale. Ma lo prende, si è rotto? Ma dai, ma era l'uscita! C'è una rotondità negli elementi, nelle forme. Guarda il pancino con l'ombelico, madonna mia. Poi tiri su la visuale e vedi un bambino con una deformità alla nascita. Qualcosa si è buggato, e mo? Niente, ma che devo fare? Ci infilo una mano? Fai le pernacchie sulla pancia con i bimbi, vai. Guarda, adesso gli do fuoco. È vero, ma con forse magari funziona. Spero lo sbaggo. Aspetta. La cazzo l'hai sbaggato? Sono uscito. Sono uscito. L'ho sbaggato. Sì, ma minchia, Andrea, madonna, un leggero ritardo. Sì, adesso andiamo a prenderlo, dai. No, in realtà forse l'hai sbaggato tu, mi sa. No, io non ho fatto nulla, Andrea, non so che... Ma dove è andato? Adesso perché non lo sappiamo mai. Minchia, ci sono di qua. Ha aperto tutte le porte, porca puttana. Ah, di qua. Ah, no, è là, guarda, di qua, ed è esattamente dall'altra parte. Incredibile. Vabbè, ci ho provato. E là? Eccolo. T'ho visto, bastardello. Allora, aspetta che intanto accendo la luce, che non si vede un ca. Eccolo lì, prendilo. Vanno in coppia. Incredibile. E quando ce ne sono più di uno che non... Siamo in branco. Vai, non ce la fai. Non faccio a prenderglielo, però, scusa. Ce la fai. Dai, si deve bloccare. Appena si blocca... Deve avere le mani libere. No, si sta... No. Però questi hanno una stamina infinita. Sì, a una certa, però... Preso! Corri! Vai, corri. Avanti. Tu tienili fermi, tu bloccali in qualche modo. Avanti, corri. Esci, cretino. Sei uscito? Sì, vai. Ce l'ho fatta. Bravo. Ce l'ho fatta. Bravo. Attenzione, meccanica nuova, quella delle pareti che si restringono non è male, è stato carino, eh. No, mi stavo cagando leggermente addosso. Le campane? Da quando suonano le campane? Ecco perché c'era il sangue, da sempre. Ecco perché c'è la sangue sui muri, hai visto la lore ambientale? No, basta, ti prego, anche qua no, eh. Ma veramente? Facciamoci un video di 40 minuti dove spieghiamo la lore dei muri col sangue. Sì, sì. C'è del sangue, qualcuno qui c'è morto. Ma chi? Scopriamolo insieme. Secondo la descrizione dell'oggetto X all'interno del nostro inventario... Non è un dissing a qualcuno. No, è un dato di fatto. Okay, eccoci qua. Perfetto. C'è un suono di sentimenti repressi nei confronti di Sabaku da parte di Andrea in questo periodo. Non so per quale motivo, ragazzi. Sì, perché sono evil Sabaku, no? Me l'hanno scritto in un mio vecchio video di Bloodborne, il Sabaku di Wishman. Ma sono un cretino. Sai perché non si accende la torcia? Perché non è più il tasto F, il tasto mouse del sinistro del mouse, ha cambiato i tasti. Ma è sempre stato il sinistro del mouse. No, è sempre stato F, che cazzo dici? Ma non è vero. Ma tu non sei vero. Ho cagato una torcia. Bene, non c'è più la torcia. Shh. Ah, no, qua. Che? Ma è una nuova canzone. Mercante. Ma come che? Ma non aveva sta Ma figa, ma che cazzo ti stoppi? Porca puttana, manca 500 metri. Cazzo, come la vale? Devi girare qui, fermati. Manca ancora un chilometro e mezzo. Ma c'ha ragione. Bisogna parcheggiare il prima possibile. Dove cazzarola è? È vero, devo fare pipì. Ah, F di torcia. No, qua è tasto sinistro di torcia. Devo fare pipì. Sinistra di torcia. No, mi sono portato dietro i miei averi, ma sono un cretino.
Allora, questo pesa 13 giga. Tieni, prendi. Madonna, il gioco finale. Prendilo tu. 80. Chiedo umilmente schifo. Allora, come si fa qua? Non mi ricordo. Pesa 13 più. Giga la demo. Capito, Andrea, ho capito. Cosa facciamo? Facciamo che la giochiamo, fine. Non so se riesco a farla, a scaricarla in tempo. Vai, vediamo. Ma sì, che cazzo. Ok, cosa compriamo con 30 monete d'oro? Un cazzo. Le nostre maschere non ci sono ancora, guarda. Guarda come si diverte. Ma quanti soldi abbiamo? Possiamo prendere un cristallo? No, end full. Vediamo un po', magari ci mette un debito però sti cazzi. No, 30 ci abbiamo, 30. Ce l'hai l'altro cristallo? Sì. Allora Andrea, facciamo una bella roba. Sì, me lo sono messo in tasca. Ce ne sbattiamo e adesso non usiamo il secondo cristallo, usiamo il primo fin dove arriva, va bene? E lo spingiamo a mano. E lo spingiamo a mano, sì, tanto abbiamo scoperto che si può fare, facciamolo, che ce frega. Serve la bussola? Sì. Quanto costa la bussola? Sì, ma costa 100, ragazzi. La Madonna, 100? Anzi, forse di più. E che fa la bussola? Cioè, so cosa ci fa la bussola. Il cristallo nel labirinto. Eh? Ma che ha detto? C'è dov'è il cristallo nel labirinto. Ah, fighissimo! Come fai a saperlo? Perché si chiama Crystal Compass, ci dirà quello, no? Ah, si chiama Crystal Compass? Dove l'hai letto? Sì. Cioè, se ci vai col mouse viene fuori, cos'è l'interrogatorio? Perché secondo me stai dicendo un mucchio di minchiate, per questo faccio molte domande. Ai poliziotti di Sacap. Dai, spingi a mano. Sacap comunque tornerà, che sembra una parola in pugliese, Sacap. Sacap. Nome gioco? Lorenzo. Sacap tornerà su YouTube. Salve. Mi fa ridere come muovi come giri la testolina. Ah, cioè, tipo quelli che stanno pisciando le urinatoie dell'auto che guarda. Ti serve per quando oltrepassi il cancello. Incredibile. 200 costa, io l'avevo preso, ma sono morta nel carretto per colpa di qualcosa di veramente grosso. 200. Ci sono dei mostri al loro esterno ai dungeon, finalmente. Oh, li hanno messi? Cazzo, ma non è vera sta leggenda, continuate a dire sta cosa, ma non è vera. Quindi siamo perfettamente al sicuro qua nella Patagonia russa. Va bene. Vabbè. Sono come San Tommaso. Ho un dolore. Mi è venuto un infarto. Però. Più o meno anch'io. Allora, stop using G. Stop using. G, ok, via. Corri. Vai. G di using. Quanto è la mia lampada? Piena. Allora, non so se abbia senso fermarsi, ragazzi, noi ci proviamo. Al massimo, non facciamo una roba, Andrea, prendiamo soltanto le cose che ci servono. Toh, va che bello, perfetto. Blue vase. Che vede nulla, come al solito. Ci sono già delle... Ah, c'è un alveare. C'è già un alveare, eh. Lo percepisco. Chissà qua sopra si può salire. Qua non si può passare. C'è una porta sola, quindi siamo abbastanza in una botte di ferro. Occhio, la trappola! Ma l'ho vista, ma per chi mi hai preso? Bello qua. Allora, con la torcia mi finalmente... Mi scaduta la torcia. Finalmente vedo. Che è? Che è sto suono, mannaggia? Bene, ci sono... È una catacomba, ci sono morti ovunque. Una cross. Mia. Ok, ci sei Andrea? Sì, ho preso il vaso. Oh, ok, c'è un altro alveare, forse abbiamo trovato anche un altro... Che è sto cazzo di suono? Forse abbiamo trovato un altro cristallo, sì. Allora, Andrea, facciamo così. Proviamoci. Prendilo tu. Lo prendo io. Ma no, ma c'ho già 3 robe, io c'ho già 5 robe in mano. Allora lo prendo io. Vai, prendilo. Sì, mi accendo la torcia. Vai, veloce, prendilo. Corri. Vado. Corri. Ti avverto io se arrivi da qualche parte, eh? Vai, passa, vai, non c'è nessuno. Vai, secondo me non arriva. Porco due! Che inferno! Che inferno! Che è successo? Vai, lascia perdere, vai! Corri! Corri! Esci! Non esci! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. L'abbiamo fatta! Minchia, entra e ripulisci! Ce l'abbiamo fatta! Perfetto, direi. Perfetto. Aspetta che spengo la torcia. Oh... L'hanno un po' pacciato, perché prima ce n'erano molti di più di mostri.
Ma mi piaceva di più prima, sinceramente. Beh, come al solito. A me, cioè, ma come si fa? Come facciamo ad aprire qua, Andrea? Siamo chiusi fuori. È perché è finito. Aspetta, vediamo se ci arrivo fino alla alla... No, è finito. Come cazzo facciamo? E boh? Ma porca puttana, Andrea! E adesso? È praticamente quando lasci le chiavi dentro la macchina. E che cazzo, mo? Chiama i pompieri. Non va bene questo, aspetta, provo a vedere se posso passare dall'esterno. Vieni qua, inginocchiati qua sopra che ti salto in testa. Inginocchiati, lì vicino alla ruota. Vai. Ci sei? No, non posso salirti sopra. No. Che è successo? È finita, ragazzi. Però perché si è chiusa la porta? Cazzo ne so. Ci ha fatto lo scherzetto. Riuscissi ad arrivare? Vediamo se, magari se si bug. Aspetta, da sotto forse ci arrivo da sotto. Aspetta. Ok, non c'è una leva. Vedo la leva, ma non ci arrivo. È la fine. Andrea? Che è sto suono? Che c'è? Non sono io, che qua si può accendere, guarda. Forse arriverà quindi anche da sotto, la leva qui. Cosa si può accendere? Ah, il carretto si può accendere? Sì, però non c'è il cristallo. Minchia, che spavento, pensavo fosse un varano. Il varano fa quel suono lì, esatto. Aspetta. E niente, andiamo a piedi, no. Lasciamo la macchina in quattro frecce. No, per carità, il carretto ci serve, Andrea. In realtà non, no, però... Effettivamente, guarda, il piccione però, c'è il piccione sopra. Cazzo, e c'è perché c'è... Ma che facciamo, ragazzi, è finita. Non è possibile però, ma senti, noi portiamocelo dietro. La scaletta ai lati, dicono, c'è una scaletta ai lati. C'è una scaletta veramente? Ai lati? Dov'è? Ah, quella? Ah, qua. Ma chi cazzo sì, lo sapeva, sì, porca di quella puttana. Ma ditele prima le cose. Ma io che cazzo ne so, non riesco a salire. Piove. Ah vabbè, grazie, aprimi da dietro, va. Sembra la scaletta del pedalò, è impossibile da scalarla. Quella scaletta orribile. Comunque dovevamo spingere a mano. Questo dovrebbe esserci il mercante. Okay. Vabbè, spingi tu, vai. Certo. Blocco le ruote, vai. Ma non è vero. Vai. Sono sbloccato, ho levato il freno a mano. Che cazzo c'ho in mano? Ah, c'è tu in mano. Aspetta. Spingi, vengo anch'io. A posto. Aprimi da dietro, sì, al cinema. Ehi, non diciamo in quale cinema. Siete diventati dei pro. Qui, ragazzi, c'è un cinema famoso, si chiama il Pussycat, che era aperto, vi facevano più che altro filmini amatoriali di una certa, diciamo, un certo tenore. È un cinema porno, dai, diciamolo. Ecco. E poi hanno rinvenuto una salma e allora hanno chiuso. È successo tutto molto in fretta, ragazzi. C'era un corpo da 15 anni cristallizzato lì, così. Sì, era famosissimo, era tipo un'istituzione a Milano, è vero. Sì, sì. Controsensi ne vogliamo. Pensa ai sedili, che pulizia. Beh, ragazzi, voi ridete scherzate, ma senza pulire la sala dopo un film. Voi ridete scherzate, ma quei posti lì sono spesso molto più puliti dei cinema di odierni, anche perché sono sale piccole, poi... Beh, non ci vanno i bambini, non ci vanno le famiglie, effettivamente. Esatto, il bambino inquina di più, Mai sentito parlare? Un euro due, però. Sei di Milano? €2 il bambino. Riso Venere, sei di Milano? Se non sei di Milano, penso sia ovvio che tu non abbia mai sentito parlare del Pussycat. E allora, hanno detto di no, che non è di Milano. E allora? Tra l'altro, a me Riso Venere non piace neanche. È quello nero? No, però... No. The Merchant. Ecco, direi che meglio di così. Allora, adesso bisogna riaprire. Ricordi che c'è quando c'hanno... No, chiudi, lascia aperto. Ricordi quando ci hanno fatto assaggiare la birra, la IPA al Riso Venere? Che schifo che è. Ma non è vero. Ma smettetela questi gusti. Allora, adesso io lo dico, qualsiasi birraio artigianale là fuori, tira la testa fuori dal culo e smettila di fare le birre con sti sapori di merda. Allora, la birra deve sapere di birra. Basta metterci dentro il ciottolo del fiume. Questo sa di fiume. No, cazzo, il mio pisello sa di fiume. Sono stufo. Veramente delle persone orribili se bevete l'IPA. Dovete bere le lager. Allora, due. Le lager dovete bere. O le stout al massimo. Che cazzo è... Le vai sono le migliori, beh, la vai sono una lager, ci sta. Hai preso le robe, però ce l'hai nell'inventario? Sì, fallo. Sì,
Sì. La birra al limone. È buona la IPA, no, non sono d'accordo. Ah, la Radler, quella siciliana. Quattro estratti fa, ragazzi, c'era una piccola moda qui nell'Interland milanese. Ah, la birra col ghiaccio. Col ghiaccio, sì, tu dimmi. Sì. Prendevano il ghiaccio, lo metteva nella birra perché la teneva più fresca. Questi coglioni, porco Giuda, sono stati esclusivamente bambini, che ragazzini che non sarò. Sono stati ovviamente depredati dai loro veri. Sono tipo i tossichelli di quartiere che bevono le Tennis alle 4 di pomeriggio. Dammi i soldi che mi aspetta. Puoi chiudere sto 90, no, per poco potevamo prenderci. Mo gli sfondo, mo la paura, mo gli sfondo il carillon. Ah, è lui che canta, che spavento. Crystal Compass, Tor. Sì, ma sto gioco, però ci sono due robe da comprare. Perdonami. Praticamente, una volta che hai comprato la Crystal Compass, abbiamo già tutto nel carretto. Che cazzo mi serve il resto? Scusa, ti dovrebbe fare un pochino più item, se no. Tipo un fucile, la butto lì. La cosa rossa è buona, l'unica pecca ha una poca gradazione. Ma la gradazione, ragazzi, secondo me non bisogna cercare la gradazione alta nella birra. Alta, sì, a prescindere. Anzi, più è bassa, meglio è, secondo me, dal mio punto di vista. Però, vabbè, posso capire sia gusti. Cioè, non... la strong ale, Andrea, la triplet. Andrea, fai partire il carretto! Che cazzo è lui? Che cazzo? Eren! Beh, velocissimo. Ma cos'è? Stiamo parlando di birre, si vuole unire a noi. Aspetta, devo vederlo. Mercante, scappi. Devo vederlo, no, cos'è? No, ma sei fuori? Si è fermato. Dimmi quando accelerai. Ma ci sta seguendo. Ah, it follow you. È lui? Cazzo, ci sei. Aspetta. Sì. Tieni fermo il carretto, Voglio vedere che cos'è. Ma perché devi morire? Voglio vedere che cos'è. Sono troppo curioso. Vabbè, salutatelo, ragazzi, non vedremo più. Io sto qua per sicurezza. Ah! Oh! Fai partire il carretto! Aiuto! Aiuto! No! Dov'è? Oh! Corri, Andrea! Andrea, sta lasciando impronte di sangue. Andrea, vai! Andrea! Oh no! Oh no! Lascialo stare! Lascialo stare! Non riesco, Andrea! Non ce la faccio! Non ho più stamina! Andrea! Aiuto! Se n'è andato, sali, ma mi senti? Sì, ma sono rimasto traumatizzato, non parlerò per circa 2 giorni. Vai. Ma cosa cazzo? Ma è tornato indietro oppure ci stai? Non lo so, non capisco, no? Ma era un evento triggerabile, solo che tu eri a terra, non te l'ha contato. Prendi, ti rincorre e se hai abbastanza cristallo riesci a sfuggirgli, capito? Ecco cosa serve. Per togliere il cristallo, capito? Perché se non hai cristalli ti prende e muori. E quello serve, raccogliere i cristalli. E noi abbiamo finito i cristalli, guarda un po'. Sì, perché l'ho cambiato durante, non so se hai mai visto, tipo un mastro dei siluri, l'ho cambiato mentre ci inseguiva, mentre andava. Un pit stop hai fatto. Sì, ho fatto proprio la Ferrari. Fiu. Classico suono della Ferrari. Fiu. Apri i cancelli, Ma hai sbattuto contro... È proprio un maiale. Allora, aspetta un attimo. Eccoci qua. Dall'altra parte non vedo pericoli imminenti, quindi... Buono. Voi non lo sapete, in questo momento sto vedendo 2 zampette molto scheletriche di Itil che si tendono sul divano. Non so per quale motivo se la sta proprio divertendo là sopra. Non so che cazzo sta combinando. Con calma. Che? No, io chiudo, vaffanculo. Chiudi. Sta arrivando, Andrea, sta arrivando, cambia il... hai cambiato? Parti! Sì, chiudi, ma perché non hai chiuso? Non posso chiudere! Con i giganti, guarda! Ah, c'era il tasto per chiudere? Guarda, il Wall Maria! Aspetta! Certo, potevi chiuderlo, no! Passare via!
No. Oddio santo. Abbandonare la nave. Ma no, che fai? È una pessima idea. È una pessima idea. No, 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 no. Questo ci dico notizie, questo ci ricaga fuori. Eccola là. Mi ha preso. André. Perché mi sta ascoltando come una cornetta? Vabbè, tornerà indietro adesso, no? Che cazzo sto guardando? Ah, mo tocca lui. Che cazzo ho appena visto? Cazzi suoi. È la scena della morte della madre di Eren, c'è uguale. È uguale, prima è non t'ha preso comunque. Ma mi senti? Io vabbè, continuo ad andare, prima o poi arriverò da qualche parte. Proprio un po' finirà il cristallo. Non può scendere dal carretto? Non lo so. Prima o poi finirà il cazzo di cristallo. Perché dovrebbe rianimarlo. Il portone maledetto era fatta, per colpa tua ci rincorrerà la vita. Ma io lo sfondava il portone. Possibile. Credo che dal mercante aspetta comunque. Ma che è? Finita. Cos'è? Modello, che sta facendo? È finita, ragazzi. The Merchant. Allora, provo a rianimarti. Dai, muoviti, veloce. Qua dal mercante non viene, la musica lo tiene lontano, tipo. Mamma mia, la lore ambientale, vedi? Credo, lo sento camminare lo stesso, però. No, non sta arrivando, vai, corri, corri! Che cazzo è l'entrata? Ma può fallire così? Ah, penso sia il mio battito cardiaco, non i passi del gigante. Allora, proviamo a vedere se la musica lo tiene lontano. È deficiente. Ma perché l'ha fatto? E si avvicina. Ah beh, il G7 è vero, dopo torno a prendere. Al massimo lo compro qui. Sta andando al carretto. No, lo torno a prendere, allora. Si è fermato al carretto. Questa mask. Non si è neanche reso conto. Vado a prendere il gesso, avete ragione. Non si è neanche reso conto. Vado a prendere il gesso. Ma è lì, oh. È già, è lì. Lì. La musica, accendi la musica. No, ce la posso fare, secondo me ce la posso fare. Guarda come aspetta. Ma è sempre simpatico. Poi, appena lo vedo mi fa tipo la follia di Bloodborne. La follia di Bloodborne. Mi sa che non posso guardarlo. Entro da qui, guarda. Perché non accende la musica sto cretino? Sta rischiando tantissimo. Ok. Sono entrato come abbia fatto entrare. Vabbè, non è importante. Ho rotto il gioco. Che vada. Però senza cristallo, ma minchia, facciamo. Ti rianimo e poi decidiamo che fare. Guarda, Tatini ci prende 100%. Il bambino che torna dalla maestra col gessetto in mano, incredibile. Aspetta. Quello che sta antipatico a tutti gli altri alunni. Vai, non suona più. E che viene bullizzato nel sacrosanto nome di Gesù Cristo. Allora, G, vai, G. Dove cazzo l'ha messa la maschera? Deve stare al centro della stella. Mamma mia, ma questa non è una stella, è una pisciata. Ma che sta facendo? Guarda. Okay. Ok, piano piano. Vai, ora non viene bene. Che schifo. Vai. Cioè, ha pure funzionato. Oh. Spavento. Non riesce a controllare il suo corpo, ragazzi. Perché non funziona? Non l'ho messa bene la maschera. Forse? Provo a rimetterla bene, aspetta. Vai. Oh, non ce la fa. Ora sì. Non ci riesce. Sì. Oh, bentornato. Eccomi, problema, mi senti? Abbiamo un problema. Guarda che ho visto tutto. Dobbiamo accendere la musica. Il cristallo è finito e il cristallo, la musica è già accesa. Vedi che sta andando. Quanti soldi abbiamo? 60. Compriamo un cristallo, no? Non possiamo prenderla. Non possiamo, la centro. Eccolo lì, lo vedo. Pensa di fregarci, invece. Spingi sto cazzo di carretto. Oh. Push the wagon. Madonna. Dove cazzo è? Perché non viene qui e non mi dà una mano? Costa 80 il cristallo. Come 80? Ha alzato i prezzi? Madonna, l'inflazione, bastardi. Vi ha abbassato. Ma ci rincorre. Come cazzo facciamo ad andare a piedi con quello che ci rincorre? Non lo so, Andrea, non ne ho idea, però. Devo trovare un altro cancello e chiuderlo, cazzo. Perché non l'hai chiuso, maledetto? Te l'ho detto 27 volte, non si chiudeva, non sapevo come cazzo chiuderlo. Sì, ma stava a rigirare la ruota. Sta arrivando. Lo so, lo sento. Minchia, che ansia. Che ansia. Non mi corro a piedi, non mi interessa. Ma c'è un altro mercante. Ma che succede? O è sempre lo stesso?
Non vedo nulla, non vedo. Ok, ci siamo, minchia. Ma è, ma così il gioco diventa molto più figo. Bello, mi piace sta cosa. Adesso ha senso andare a recuperare i cristalli. Sì, così ci sta, è molto più bello. Che figata, ragazzi. Bravo, bravo lo sviluppatore, è una bellissima idea questa. Poi in futuro immagino le interazioni che possono potrebbe avere il mostro. Cioè, bella idea. Comunque tu non hai della scena che ho visto io, ho visto proprio che ti stava sbatacchiando, vedevo la sua mano illuminata dalla tua lanterna che veniva sbatacchiata. Mi ha masticato. Però mancano le vostre maschere, lo so. Cioè ragazzi, l'animazione era uguale, penso sia una cheat l'attacco dei giganti. Cioè è identica l'animazione. Nel Dragon dovete rientrare più volte per prendere vasi extra, non ho capito nulla. Ma basta con sta teoria, anche su YouTube continuate. Ma se non vogliamo entrarci, se non vogliamo entrarci. Ah, nel dungeon, ho letto nel dragon. Sì, sì, ci sta seguendo, ci sta seguendo. È ovvio. Ma se io faccio stop using... Aspetta. C'è un villaggio, c'è un villaggio avanti. Come c'è un villaggio? Ti giuro. Come c'è un guarda, villaggio? Guarda a sinistra, a destra, scusa. Libera il piccione! Aspetta, se so... aspetta, se teoricamente dovremmo liberare l'uccello solo quando vediamo qualcuno. Ora, per l'amor del cielo, Twitch contestualizza, si tratta in atto ludico. Oh, accelera, ha cominciato a correre. Ha cominciato a correre. Oh no, prendi lui, non c'entro niente, prendi lui. Ha cominciato a correre. Vai. Qua non ci può prendere. Ma ce l'ha col carro. Ce l'ha col carro. Col cazzo che ce l'ha col carro. Porco Giuda! No, non passa, non ci passa. Che? Entri in casa. Madonna, ti ha contato il reference, veramente. Dov'è? Mannaggia il Wolmaria. Non vedo un cazzo, non ho la torcia. Fa rumore. Fa rumore di un treno, fa. È vero, qui non c'è un cazzo. C'è un vaso, ci sono dei vasi qua. Che belli, e quindi questo qua è un dungeon all'aperto. Un dungeon all'aperto, sì, vieni qua, accendi la luce. Bellissimo, sto gioco mi sta piacendo un botto, ragazzi, veramente, veramente figo. Bravi. Bravi, è uno. Vieni su. Quello continua a seguirci, ma come cazzo facciamo al buio? Sì, vabbè, non mi riesco a muovere questa luce, non si vede un cazzo. C'è un letto, guarda. Ah, però, va che ricamo, eh? Che arredamenti, eh? Ma Milano è Wookiee, no, allora, questo qua è praticamente una camera pastrù. Beh, pastrù, sembra un loft, Andrea. Più che pastrù, questo è... Walk in. Guarda che camin. Guarda che roba incredibile, ragazzi. Ma aspetta che accendo... Non posso accendere, non c'è una cazzo di torcia. Oh, guarda quanta roba. I vasi, raccogli i vasi, raccogli i vasi. Pensavo di aver visto una figura. Il mostro? Non vi è. Questo cos'è? Una trappola, perché c'è una trappola in mezzo al pavimento? Vabbè, occhio che ci sono le trappole pure. Una chiesa, c'è anche una chiesa. Magari ci troviamo il... magari ci troviamo il... Come si chiama? Il cristallo. Guarda qua, c'è anche una fontana, ma che figata, bellissimo. Eccolo lì, il cristallo. Eccolo, sì, è dentro sull'altare. Non oso immaginare che cazzo possa succedere. Perché stai camminando al contrario, Andrea? Allora, con calma, io ti vedo al contrario. Perché l'ho preso. Anch'io, non so che cazzo sia successo. Bene, perfetto. Basta, non succede nulla. Ma è un altro cristallo. Ok, il problema è che appena ci avviciniamo al carro... Aspetta, Andrea, aspetta, perché qua c'è una gogna, che figata. C'è un palco d'esecuzione. Salve. Bello. Ma che meraviglia è? Come è morto contento lo scheletro. Beh, gli scheletri ridono sempre, eh. Non... C'hanno sta cosa. Rideva sempre. Allora, altro vaso. Qua ci sono delle celle. Qua era la prigione cittadina. Prova a salire di sopra, vediamo se troviamo qualcosa. Qualcuno che ancora ho citofonato. Non so se hai sentito, ma nel gioco. Ho sentito. Ho ancora uno spazio, quindi se troviamo qualcosa, se puoi illuminare da qualche parte, bravo. Ma non c'è più niente. Merda. Andiamo, vai dal mercante. Dino, io scapperei col cristallo. Ma non è che posso fare più di tanta strada, ragazzi. Ma ragazzi, un minuto fa ci avete detto di rimanere nei dungeon a raccogliere i vasi. C'ho quattro vasi. Mi manca un'ultima roba e secondo me abbiamo fatto il colpaccio. Ragazzi, adesso stacchiamo. Il problema è che se stacchiamo tutto questo ben di Dio lo perdiamo.
Non è detto che dobbiamo giocarci per forza stasera la demo di quel gioco lì. Ah, io sì, voglio giocarci per forza stasera la demo di quel gioco lì. Ma ormai sono le mezzanotte. E la madonna, ma che dici? Sono le 10:30, Andrea, c'è ancora metà live da fare. Eccoci. Siamo soli, non c'è però nessuno. Però se chiudiamo, perdiamo sta partita che... Vabbè, ma adesso devo chiedere allo sviluppatore se possa, se in futuro metterà un aggiornamento per il salvataggio, perché è una rottura di coglioni sta cosa. Sì, magari non sempre, ma tipo un monolito. Andrea, ti muovi che non c'è tempo, vuoi salire per non favore? Non riesco a salire, non riesco, non sale. Certo, se sali con le ascelle la vedo difficile. Non sale. Ma non è possibile, ma non perché è possibile. Si è buggato. Cazzo, guarda che vedi le piedate che lascia, che figata. Troppi bug. Si è buggato. Oh, comunque è assurdo, cazzo, fanno un aggiornamento e lo rovinano completamente. Non c'erano prima, sì, non riesco a salire, ti giuro. Prova a buttare su un muro invisibile. Butta giù tutto quello che hai. Anzi, butta giù intanto pure il cristallo. Il cristallo, così lo metto dove lo devo mettere. Ok, siamo fottuti, Andrea. Veloce, muoviti. Muoviti! Vai, prendi il cristallo! Non riesco a salire! Non riesco a salire! Vai, adesso c'è... Porco Giuda! Andrea! Andrea! Dov'è? È sopra il carro? Come sopra il carro? Oddio, come sopra il carro? Ah! Oh, Gesù! No! Guarda, restituito il mio corpo, hai visto? È stato gentile. Minchia. Allora, abbiamo 60 monete, forse riesco a rianimarlo, Andrea. Che cazzo. Quindi la musichetta serve per calmarlo. Comunque, se vuoi giocare all'altro gioco, dobbiamo staccare adesso. Perché il trascaricarlo e provarlo. Va bene, dai. Sono delle meno 20, eh. Va bene. Quello era il mio dente. Capito? Ho capito, ma non mi puoi sentire perché sono mutato. Mi sentirei attraverso la live. No, ti sto sentendo. Ti sto sentendo dal gioco. Comunque, arrivo. Quindi, vorrei vedere. Peccato non ci posso salvare, ragazzi. Vorrei vedere solo se c'è qualcosa di nuovo da comprare qua. No, sempre le stesse robe. No, peccato. Gli oggetti dovrebbero giù, magari anche delle armi, non so, una spada per difendersi. Una palestra per respingere il gigante. Cazzo, sarebbe figo. Quanti soldi mi dà? E invece, se anche insieme al mercante, magari c'hai una specie di fabbro per i carri che puoi tipo potenziarti il carro. Aspettate, mettere, che non so, magari. Attivo di là Andrea. Anzi. Mi tolgo. Eccoci qua. Magari puoi mettere, non so, appunto, delle balestre fisse sul carro per respingere il gigante. Allora, com'è che si chiama quel gioco lì? Mi senti? Non me lo ricordo, sì. Level Zero? Level Zero, yes. Extraction. Open Beta, c'è l'Open Beta. Aspetta un attimo, negozio. Questo sembra veramente figo, ragazzi. Lo volevo provare da un po'. Allora, datemi un attimo. Allora, però, cazzo... 11 giga non lo so con la demo che sta andando, con la live che sta andando, non so. È un problema, metto. Allora provo anch'io, vediamo. Allora cerchiamo di stare zitti, non affatica. Sono 13 giga e 8. Vabbè, sono già al 7%, dai, sì, ce la faccio. Dino, è horror? Sì, è horror, ragazzi. Vi faccio vedere se volete intanto minuti. Il trailer, così almeno siete tranquilli. A me è sceso 2 minuti adesso. Perfetto. È questo qua, ragazzi. Questo era. Allora, volevamo portarlo come gioco proprio principale, in realtà. Però è molto tecnico, quindi ci serviva un pochino per conoscerlo. Proviamolo al volo, vediamo com'è. Sembra veramente figo, però. È uno dei giochi che aveva presentato. Dei nuovi giochi che sono stati presentati. Il problema è che è anche PvP, quindi anche con. Cioè, non so se serve per forza una squadra di giocatori. Quello è il mio problema. Io pensavo fosse contro dei nemici dell'intelligenza artificiale, ma mi sa che qua serve proprio una squadra di giocatori, non lo so. Sì, un survival horror, sì. Sì, sembra veramente figo. Almeno per quanto riguarda concettualmente il livello. Ok, non erano minuti, erano ore. A me dice che ci mette 1 ora e mezza a scaricarlo. Eh?
un'ora e mezza. Ma scusami, ma tu non eri quello che ha la 10 gigabyte di fibra grazie a dimensione? Me lo chiedo anch'io, visto che lo pago profumatamente. Guardate i 50 euro al mese che spende, guardate che roba. 60 euro al mese, guardate che roba. Niente, ragazzi, mi sa che salta la de. Beh, lo potrei provare solo io per i cazzi miei. Se no c'è Dark and Darker, Andrea. No, ti prego, io lo odio quel gioco. Ma perché? È così bello. Lo puoi disinstallare, ma fa cagare. Ma come l'ho disinstallato? No, ma non sei un bastian al contrario. È una merda, dai. È una merda. 1440. Non so sì. Perché. È diventato un pixel. Non so perché, ragazzi. L'hanno censurato perché è troppo realistico. Potrebbe urtare la sensibilità di alcuni. Mi sono perso il trailer per colpa della connessione. Pensa, Andrea, si è perso il gioco proprio. È tipo Rainbow Six Siege con mescolato ad SCP. E beh, allora è carino, dai. A me l'unica roba che mi turba appunto è quella cazzata lì di giocare contro gli altri. Cioè, quando il mostro lo fanno gli altri, il gioco fa cagare. È sempre così. Allora, me l'ha scaricato. Io ce l'ho, volendo potrò. Pronto? Aspetta, sono qui, sono tornato. Sì, sei tornato. Tutto ok. Allora, posso... Ho visto un cedimento. Quanto ti dice adesso di tempo? 1:39. C'è ancora l'1%. Senti, Andrea, lo provo al volo a volissimo. Fammi vedere com'è. Tanto. Ma sì. Vediamo un attimo com'è, ragazzi. Tanto penso che possa giocare. Il problema non è la fibra che pago. Il problema è che io, per cablare il PC, uso un ripetitore che ciuccia il massimo che ciuccia è 10 e 100 mega, quindi io come se avessi la 100 mega sul computer. Ma quando cazzo lo cambiamo sto ripetitore, mettiamo una connessione col cavo e la smettiamo di rompere le balle? Non esistono ripetitori potenti. Perfetto, fare, guardate che si è frisato completamente, cioè guardate come cazzo è conciata. Perfetto. Attenzione, c'è addirittura un trailer. It all started with a scientific expedition to the planet Turion. Quindi sono andati, ha fatto una spedizione nel pianeta Turion. Siete i motorini anche qua sul pianeta Turion, le penne, i maranza i maranza che vanno in giro abbracciati sul monopattino, me la dovete spiegare sta roba. Quando avete deciso di sembrare un po' strani? Antartica, Earth. Mi ricordo ragazzi, un botto Subnautica. Ragazzi, non è la webcam, è la connessione. Sto scaricando e lagga. No, facciamo così, va così. Ma mi sentite? Sì, ti sento, però ti impalli. Vabbè, allora, se vuoi toglierla. Mi sono spallato, attenzione. A posto, fine? Buono. Sì, consenti. Allora, abbiamo Merch e l'Alien. Allora, esplora posti pericolosi in cerca di collezionabili. Con la Real, vero? Sì, figurati. Però devi fare attenzione alla sete di sangue degli alieni. Oppure fai l'alieno e caccia gli umani to earn quarantine that you can spend play as a mercenario. Per guadagnare punti da spendere come mercenario. Ma facciamo il mostro, ragazzi. Allora, diversi. Monstrum. Posso mettere le trappole. Posso mettere le uova. Posso. Slime spit. Posso sputare lo slime. Posso emanare degli MP. Posso sparare un acido. Una nuvola di acido. Spero dalla bocca e non un'onda per scannerizzare. Rigenerare la vita con C. Ma è incredibilis. C'è un botto di roba. E diventare invisibile con R e fare la visione, l'occhio dell'aquila sostanzialmente. Proviamo. Dark Hunters. Ok, non devo fare attenzione alla luce, la luce mi dà fastidio. Se divento invisibile, però posso camminare in mezzo alla luce, figo. Puoi farlo stealth. Sì. Ma sai che non sembra male per niente? È uguale a è tipo Monstrum, però sembra figo. Searching, ci siamo. Ovviamente il divertente sarà fare l'alieno, perché... Ma non è detto, Andrea. Ci sono anche le mutazioni e la customizzazione del pupazzo.
Però questi sono bloccati, quindi immagino si potrà utilizzare dopo. È una beta, ricordatevi che è una beta. Lore, c- temporaneamente bloccata la lore. Ma la lore, anche qua, vedi che questo è modo improprio perché di usare i termini. La lore non è... Tu non mi puoi fare una cazzo di scheda dedicata alla lore. La lore la, fa- la facciamo noi videogiocatori. Nei giochi dove non serve la dovete mettere. Ci deve essere la lore, Cristo. Comunque sono in searching da 34 secondi. Tutta colpa di Sabaku. È nato tutto da Sabaku. Cioè, cazzo. Sì, tutta colpa di Mike, Sabaku. Ma perché? Ma lunedì cosa si fa in live, Dino? Facciamo una grigliata. Una grigliata horror. Io mi taglierei le unghie dei piedi. Anche, mettiamo dentro quello per come sia. Come, sì, come contorno. Gratti il parmigiano. Le scaglie di parmigiano. Il nome c'è scritto nella categoria della live. Sì, vabbè, in questo caso, ragazzi, purtroppo non l'ho cambiata. Non so se l'hai cambiato. Domani, tu, Dax, domani non c'è. Domani non c'è la live, ragazzi. Domani è sabato. È il sì, giorno del Signore. Allora non l'abbiamo cambiata, ma scriviamo. Dopodomani è domenica, che è il giorno del Signore. L'altro Signore. Sì, è cambiata. È cambiata, grazie, grazie. Vediamo un attimo se parte. Hints. Domenica non c'è la live, ragazzi. Sto aspettando i giocatori. Ho detto che forse farò le live di domenica. Non ho detto che ci sarà una live di domenica. Niente, qua siamo con le mani in mano. E niente. Che shampoo usi? Allora, io trovo che il sapone, la saponetta... Te la lavi la testa. La saponetta... Sebo, ma stai zitto! Trovo che il sapone non pulisca. È l'ho vero. Detto. La saponetta, non il sapone liquido. La sapone... il sapone è la cosa più antigenica che c'è al mondo. Elimina gli umani. E dove cazzo devo andare? Non so dove devo andare. Usa lo slime. Alien vision. Left alt. Non si capisce un cazzo. Ma left alt. Ah, con alt. Wow. Ti buttano la mischia. Oddio, che grafica, ragazzi. Non è carina, ma non è tutto sto granché. Meglio. Posso aprire le porte? Wow. Cazzo, c'è il giocatore. Come faccio a diventare invisibile? Non posso. Ti ricordi Turok quando avevi il coltello in mano? C'ha le mani nella stessa posizione. C'ha di geni. Ma si va. Pico, ti sei divertito, eh? A fare il jumpscare. Ah, sei morto. Sei morto. Ma che alieno è? Basta. Ma che alieno è? Ma poi che con che animazioni me lo sei dicendo? Basta. Vedete perché dico che i giochi cooperativi online puzza, così puzza da shell, non va gioco. Bene. Ma che è? Comunque se vuoi poi sono tornato per me, cioè, ho stoppato il download. Quindi non lago più. Niente, prima impressione direi molto positiva, un gioco che stavamo aspettando da una vita ed eccoci qua. Sì, ma ha ucciso Skibby Toilet, tra l'altro, incredibile. Ma non ho mica capito che cazzo è successo, cioè si è girato ma ha puntato la torcia... Tra l'altro ha pattinato. Però scusami, cioè si è girato ma ha puntato la torcia e sono morto, ma allora che mostro di merda è? Cioè capisco... Cioè, che alieno è? Capisco se perdo un po' di vita lo posso capire, cioè perdo vita, capisco, no? Ma cazzo, ma crepare così come uno stronzo? Appena mi puntano una torcia. Di reaction, ragazzi. Ma non ha senso. Ma non mi ha sparato. Ma che mi ha sparato? Non ho manco sentito il colpo. Che cazzo? Sparare, secondo voi? Non si è visto manco lo sbuffo di fumo della pistola. Effettivamente un proiettile più veloce del... No, non è più veloce dell'audio, del suono. Eh no. E quindi avrei dovuto sentire almeno il colpo prima di crepare. Ha usato la torcia. Ah, sì, sì, sì. T'ha ucciso con la torcia, è vero. E se mi ascoltassi anziché leggere i commenti, davvero streamer quale che sei. Poi tu ci Greenbout, tu sei uguale, se ti entrano in casa, tu li inviti per un tè, dici facciamo un po' di content. Sei fatto così, sei un venduto. È vero, potevo far partire la live l'altra sera quando... Sono fotosensibile. Sentite, io ci riprovo, ma non vi garantisco un cazzo. Faccio provo a fare il mercenario. Perché perdonatemi, ma il mostro fa cagare. È veramente una merda. Quindi non oso immaginare il mercenario. Mi sto già leccando i baffi. Quando succede? Comunque, settimana Dino, prossima, spero ragazzi. Mai, perché io rispondo in maniera violenta. Settimana prossima arriverà quello che spero possa diventare una serie canonica del canale, cioè Drug Dealer Simulator 2. In due, ma io non sto capendo. Play, ok, ma che devo fare? Devo mettermi nel backpack sta roba. Allora, questo cos'è? Ah, è tipo Tarkov. Range okay. Weapon, ma è un'arma sta roba? Oppure ho? Che si capisce nulla. CK69, vabbè, un'ascia ce la prendiamo.
La flare, ce li prendiamo. Questi dovrebbero. Questi cosa sono? Le mouche lamière. Ah, questo qua è la siringa per la vita, ce la buttiamo dentro. Questo è una capsula di veleno, va bene. Un range weapon che... Non fidati, è meglio farlo alieno, minchia, se è meglio farlo alieno non oso immaginare. Standard come nails, allora delle unghie standard, ne prendiamo una quarantina, così ci siamo. E la torcia, che a quanto pare è l'arma definitiva. Beh, effettivamente. La torcia la mettiamo qua e il fucilazzo lo mettiamo qua. Ma la pistola, questa è una pistola, quindi che cazzo è? Non lo so mica, penso sia una pistola, ma è la pistola più brutta che abbia mai visto in vita mia. Anche sprite brutti, però. Prendiamo... Proviamo così, ragazzi, non garantisco, proviamo. Dobbiamo lootare. Le munizioni anche devi prendere, perché è uno di quei giochi lì. E poi accendere la luce. Ah, potrebbero esserci dei nemici mercenari. Max weight required items always available. Non ho capito un cazzo. Vabbè, sono in attesa da 2 secondi. Ma madonna, però... Ma perché dovrei scontrarmi con gli altri esseri umani in una situazione del genere? No, ma è perché... Ma è questo il bello, no? Capisci? La guerra non cambia, la guerra no, allora, è un PvE PvP, quindi vuol dire ma che perché? Tu... Quindi il mostro lo fanno altri giocatori, mentre i giocatori che sono i mercenari combattono contro, non solo contro il mostro, ma sì, contro dei pupazzi che sono degli IA. Non so che cazzo di senso abbia sta roba. Cioè, boh, vabbè. È la vita reale, sì. Adesso provo a sparare in testa al mio alleato, voglio vedere che succede. Ragazzi, perdonatemi, ma devo farlo. Sì, sì, fai partire una sparatoria all'improvviso, come il Rainbow Six. GTFO è veramente figo, ma sto qua non lo vuole giocare. Che vi devo dire io? GTFO a me è sempre piaciuto. Wow. Le detto al rallenti, o sbaglio? Bella la torcia, mi piace. Ma sta già sparando? Molto bene. Ma non ho munizioni. È la torcia delle cantine, per esempio. Ma non ho munizioni. Non le hai prese, te l'abbiamo detto di prenderle. È tipo Tarkov. Ma non sono queste. Prenderti... No, devi prenderti i caricatori. Comodo lui. Vabbè, insultalo là lì. E dove... Cioè, non ho preso i caricatori? Oh merda, no. Insultalo, digli, faccio del cazzo. È buio qui. Vedi che. Allora, proviamo a vedere con la torcia che è l'arma definitiva. Madonna. Però l'ambientazione c'è, eh. Peccato, perché l'ambientazione c'è. Sembra Dead Space. Hello? Che diavolo è quello? Tutto a posto? Mica, non vedo nulla, oh! La luce! Accendi! Fanculo. La torcia, accendi, flashlight. Oh. Si vede un cazzo. Si vede niente, fa una paura fottuta. Calmi. Ma mi cambi l'arma, cazzo? Allora, proviamo... No, si... Ah, se usa l'MP spegne le luci da lì, no? Minchia! Posso lootare? Bello, cos'è che c'ha nel loot? Va bene, una pinzetta, un cacciavite e... E questo, che cos'è? Un'adrenalina. Ha viaggiato nello spazio interstellare per anni luce, c'ha il cacciavite. Sì. È una pinzetta, mi inventavo. Con questo mi dovrei curare. Qui c'è dell'elettricità che se ci inciampo è la fine. Sento sparare, ma non so effettivamente se ci sia qualcuno o meno. Sento altri... Quindi sono altri mostri, non solo il mostro canonico. Li sento sparare di là. Ma con chi... Qua ci sono delle uova. Oh merda. Dai, Dino, la morfina, ma che è sto loot? Ma che è sta noia di loot, mo, che devo aspettare che si ricarica? Ho paura. Accendi la luce, Dino, per la favore. La morfina. Quale cazzo di luce mi hai acceso, scusami? Non lo sapremo mai. Ma le uova le posso rompere? E se le rompo che succede? Io le rompo, eh. Io rompo l'uovo, eh. Destroy the egg. In quale dei tanti alien era la scena delle uova? Che entravano nella stanza. Io starei cercando di concentrarmi, Andrea. Adesso me lo dici. Sto prendendo... Non mi vedete? Non mi vedete? Mi vedete? Mi vedono. Salve! Amici? Perché dovrebbero spararti degli esseri? Ma dov'è la collaborazione fra esseri umani? Cioè, ma guarda con che violenza, cioè. Degli squadristi. Sì, il gioco
non è il massimo, mettiamolo, perché sennò poi vi incazzate su YouTube se sono troppo... Voi di TikTok, se volete, sì, venite, certo, qua su Twitch che facciamo le reaction, e è stato un piacere. Un po' cagare, sì.